Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a Una finestra sulla scienza dello spirito. Ciao da Stefania. E Ciao da Paolo. ciao da Maria Grazia. allora, siamo di nuovo qui dopo 2 settimane. Abbiamo saltato 2 settimane di trasmissione e io prima di tutto volevo dire ai nostri ascoltatori che oggi non ci sarà la trasmissione Astrologia e Cartomanzia con Tiziano, perché era prevista per oggi, la facciamo ogni 2 settimane, ogni 2 martedì, ed era prevista per oggi, però invece l'abbiamo rimandata a martedì prossimo, quindi oggi non c'è e abbiamo solo questa trasmissione con Maria Grazia, che invece è ritornata dopo 2 settimane e sei mancata a molti. Molti mi hanno scritto che mancava la tua trasmissione. Allora, io ho iniziato questa puntata con un brano dei Dead Can Dance che si intitola Agape, amore, amore universale. E quindi mi sembrava di buon auspicio per i tempi che stiamo vivendo e anche per gli argomenti che tratteremo questa sera. Quindi la parola a te, Maria Grazia, a questo punto. Sì, allora io devo dire che mi dispiace aver disatteso l'appuntamento per 2 settimane, ma chiaramente tutti siamo in prima linea e quindi noi abbiamo avuto delle amiche che hanno avuto dei problemi dal punto di vista fisico e siamo in un momento, penso, epocale per l'umanità e volevo fra l'altro raccontare un'esperienza che rientra perfettamente in quella che è la visione del drago e la forza cristica micheliana. Domenica con il mio gruppo, il Rosenkreuz, con una del gruppo che è un'accompagnatrice d'arte, si chiama Antje, che ha fatto una visita straordinaria perché è antroposofa, quindi lei mette proprio l'anima nelle sue descrizioni. Con noi c'era anche un violinista ebreo che conosce l'antroposofia e siamo andati al ghetto, dato che adesso con il Super Green Pass, con il Green Pass, non c'è la possibilità di poter fare delle visite ai musei, abbiamo deciso di fare questa visita al ghetto di Roma, il quartiere ebraico, che noi romani chiamiamo ghetto perché rappresenta proprio la testimonianza di una ghettizzazione che ci fu. Quindi c'è stata tutta la storia di come si era formato questo quartiere ebraico, che è sempre stato più o meno sottoposto a gravissime restrizioni, sia sotto Vespasiano, l'imperatore Vespasiano, successivamente nel 1500, sotto anche il papato, che addirittura a un certo punto chiuse con delle inferriate, se vi ricordate il film Nell'anno del Signore, dove c'è appunto Nino Manfredi che fa la parte di Pasquino, e c'è proprio questa denuncia, no? Di questo ghetto che veniva a un certo punto chiuso. Quindi siamo partiti da molto lontano perché la comunità ebraica è stata una delle prime comunità che si è instaurata durante l'antica Roma. E siamo arrivati al punto culminante, al momento del nazismo, quando fu chiesto agli ebrei, e questa è una cosa fra l'altro che io non sapevo, lo dico proprio una grande ignoranza in questo senso, i nazisti a un certo punto chiedono agli ebrei l'offerta dell'oro. Ora voi sapete che l'oro è la rappresentazione sulla terra della
della forza luminosa solare. Infatti l'oro non ossida, quindi addirittura anticamente si diceva che noi respirando nell'atmosfera c'è questo elemento dell'oro che può portare nell'animo umano l'ispirazione. Gli antichi infatti, ecco, al tempo ancora dell'Antico Testamento di Yahweh, loro si sentivano collegati attraverso la dimensione dell'aria, del respiro al mondo spirituale. Questa condizione oggi è cambiata completamente perché l'essere umano deve, proprio in questo periodo, quello dell'anima cosciente, realizzare un io che dovrà collegarsi all'io spirituale cristico. Quindi ci fu questa richiesta di offerta dell'oro, per cui dovevano dare nel giro di 2 o 3 giorni 50 kg d'oro. E chiaramente erano tutti disperati dover fare questa offerta di 50 kg d'oro, ma tutta la popolazione romana si è mobilitata per questo. E nella storia si racconta che anche tanti ariani, con grande umiltà e quasi vergognandosi, avevano dato tutto l'oro che potevano. Insomma, riescono a raggruppare questi 50 kg d'oro, anche 15 kg d'oro li dà il pontefice, e poi tutti gli ebrei, tutto quello che avevano. A un certo punto arriva la beffa. Questi 50 kg d'oro non servono. Vengono dati, i tedeschi li prendono e comunque a un certo punto arriva il momento della grande retata nel Portico d'Ottavia. Questo musicista ha sottolineato tutti i passi che abbiamo compiuto nel ricordo con questa musica, con queste musiche meravigliose, e l'ultima che ha fatto proprio a Portico d'Ottavia, lì dove furono ammassati 1200 persone che furono deportate, entrarono nella notte e presero le famiglie intere, e di queste 1200 persone soltanto una persona tornò dai campi di concentramento. Furono tutti mandati ad Auschwitz. La cosa che mi ha colpito in tutto questo è che c'era l'entrata di un museo lì vicino, un museo che raccontava appunto la memoria di Auschwitz. La cosa che mi ha colpito è stata che per entrare c'era un carabiniere che controllava il Green Pass. Quindi le persone entravano per visitare la memoria di quello che era successo agli ebrei, quello che era successo ad Auschwitz, mostrando il Green Pass. A me mi è sembrata una realtà distopica. Potremmo dire un ossimoro. E infatti alla fine ho dovuto dirlo questo. Ho detto, e noi oggi ci ritroviamo in un altro tipo di ghettizzazione. Quindi chi in qualche modo non si sottomette a quella che è l'inoculazione del siero benefico o venefico, non può più né salire sugli autobus né entrare in un museo, le stesse cose che erano impedite agli ebrei. Se qualcuno ha la forza di leggersi Diario di Etty Hillesum, che
che fu appunto uccisa in un campo di concentramento e poteva scegliere di fuggire in Svizzera, invece lei va a sostenere coloro che erano dentro i campi di concentramento, si vede, si legge, si evince attraverso questa testimonianza reale come piano piano in Germania si chiusero le possibilità agli ebrei di vita. Cominciarono con non poter prendere più l'autobus e allora andavano in bicicletta, poi vietarono di andare in bicicletta agli ebrei. Poi vietarono agli ebrei di poter entrare a comprare la frutta e la verdura nei negozi. Quindi mi dà l'impressione che noi si sia in una condizione molto simile. Quindi la memoria, il ricordo dovrebbe servirci, dovrebbe in qualche modo farci riflettere la forza del ricordo, che è una forza cristica, questo legame importante. Il ricordo viene proprio dall'io, dalle forze dell'io dove opera il Cristo. Quindi noi abbiamo fatto questa visita e io alla fine ho dovuto dire questa cosa, proprio perché eravamo nel ghetto cosiddetto, ed oggi si stanno ghettizzando certe persone che non si vogliono inoculare questo siero. Quindi ognuno dovrebbe essere libero di fare una scelta, libertà che oggi viene negata attraverso un ricatto terribile, perché tante persone vengono obbligate quasi, in quanto altrimenti non potranno lavorare. Quindi noi ci troviamo proprio a confrontarci con quella che è l'oscurità terribile, con, potrei dire, come la chiama Steiner, con l'abissale magia, con la magia abissale. La magia nera, perché questa è la condizione che oggi stiamo vivendo. Lì dove troviamo nella forza micheliana cristica la magia bianca e dove troviamo nella potenza invece del drago l'elemento della magia nera. Ne parla chiaramente Steiner più e più volte nell'opera cosiddetta opera Omnia 93. Lui fu molto chiaro perché disse proprio queste frasi. Mediante la magia bianca, la terra viene avvicinata sempre più alla natura del sole. Mediante le forze della magia nera, essa viene avvicinata alla natura della luna. Ciò significa che la terra sarà vittima di un totale indurimento. Mediante le forze umane che si trasformano, nascono forze solari dall'uomo stesso, cosicché le forze lunari stanno ai piedi dell'uomo. Da quest'immagine possiamo riconoscere che nella lotta contro la magia nera, l'unione dell'umanità con la celeste Sofia sarà di decisiva importanza. E domani ricorrerà l'Immacolata. Ma cos'è Maria? Maria è la Sofia. Possiamo dire che Maria rappresenti quella che anticamente veniva chiamata Iside Sofia. Iside dagli egiziani, Sofia dai greci, che è la conoscenza. Ai piedi della croce del Cristo ci sono Maria e Giovanni.
E il Cristo dirà: Donna, questo è tuo figlio. Giovanni, questa è tua madre. E in quel modo collega Maria, che è la conoscenza, è la Sofia, con l'occhio di Dio che viene appunto rappresentato da Giovanni. Giovanni che ha la connotazione tra gli evangelisti dell'aquila, l'aquila che è rappresentata dalla visione. L'aquila che rappresenta l'elemento dell'altezza, la capacità di poter discernere e vedere lì dove era l'unico essere che riusciva a librarsi nelle altezze. Quindi abbiamo questo momento molto importante, questa festa molto importante, che è la festa della Sofia. Maria è la Sofia. E sarà lei, come dice Steiner, che sconfiggerà il demone solare. Quello che è bene non pronunciare e che noi antroposofi usiamo il termine Sauron, come il signore degli anelli. Molte persone oggi stanno rivedendo tutta la saga del Signore degli Anelli, in quanto stiamo in una condizione simile. Noi dobbiamo sconfiggere questo anello del potere terrificante, che rende, che ipnotizza, che seduce gli esseri umani. Sotto il piede di Maria noi troviamo il grande serpente che è sconfitto. Quindi sarà lei a sconfiggere il demone solare quando la Terra avrà concluso la sua evoluzione, quando in qualche modo l'anima umana sarà riscattata, perché questa purezza di Maria è la rappresentazione proprio di ciò che non è più contaminato della nostra dimensione astrale. L'astrale purificato, che va quindi a creare un'architettura completamente diversa nell'eterico e nel fisico. Quindi è proprio una purificazione, una trasformazione. La cosa che dice Steiner in un'opera che vi consiglio di leggere, che è La ricerca della nuova Iside, la Divina Sofia, e oltretutto parla anche del Natale, di tutto l'avvento del Cristo, dell'importanza di questo momento, dice come Osiride fu fatto a pezzi da Tifone Set, rappresentativo di Arimane, l'Iside Sofia, e in qualche modo stata attaccata dalla forza luciferica, in quanto oggi noi non abbiamo più un collegamento con il Logos cosmico, il velo della Madonna. Pensiamo alla Madonna Annunziata, cosiddetta, di Antonello da Messina, dove lei stringe questo velo con le sue mani. È la rappresentazione proprio del cielo stellato, della volta celeste. In realtà, in antiche iconografie, spesso troviamo, e lo troviamo nel quinto sigillo dell'Apocalisse, troviamo anche la luna sotto i piedi della Iside Sofia, della Sofia. Perché appunto la luna è la grande incognita.
Durante l'epoca lemurica, che è una ripetizione della Luna, l'essere umano fu tentato proprio dal grande serpente. Eva fu tentata dal serpente. E di fatto il serpente cosa aveva detto ad Eva? Voi diventerete come degli dei. Ma aveva dimenticato di dire ad Eva che in realtà sarebbero poi densificati nella carne, ci sarebbe stata una densificazione e necessariamente questo diventare come gli dèi, diventare come Dio, la divinizzazione quindi dell'anima umana sarebbe costata tanto, tanti millenni, quindi non sarebbe avvenuta immediatamente e a costo della morte. Di fatto, quindi, questa Iside Sofia è la rappresentazione di un ricordo, una consapevolezza, la conoscenza. Ma la conoscenza viene dal fatto che noi dobbiamo comprendere, prima cosa, dove siamo, in quale luogo siamo, sulla Terra che sta nella dimensione cosmica. La Luna è una forza cristallizzante, mummificatrice, è una forza di annientamento, mentre andare verso il Sole significa andare contro quella che si può chiamare gravità. È un percorso ascensionale verso la dimensione sottile. Il Sole si trova in collegamento con le 12 costellazioni. Il Cristo è lo spirito solare che attraversa le 12 costellazioni, che attraversa quindi la realtà eterna collegata alla dimensione del Padre. Quindi l'umanità deve scegliere se andare verso la dimensione del Sole o se andare verso la cristallizzazione e il nulla che sarà la parte collegata alla Luna. Infatti, nel raggio di creazione di cui avevo parlato varie volte, che viene dall'antica conoscenza esoterica, parte appunto dall'uno, perché i numeri sono collegati al sentire, in quanto se ci pensate bene, il ritmo che ha il nostro cuore, il ritmo respiratorio, il ritmo è fatto di numero, di un tempo, scandisce un tempo, così nella musica la base musicale è fatta di tempi, dobbiamo sempre in qualche modo trovare il ritmo, trovare il numero. Abbiamo questo primo momento che è l'uno, che potremmo rappresentare come il punto che sta sopra la nostra nuca. Poi, poiché non può esistere dualismo, perché il dualismo è una contrapposizione, nel centro, alla radice del nostro naso, abbiamo il tre. Abbiamo la Trinità, cioè l'unità che si realizza attraverso poi l'emanazione della Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo. Tenendo conto che l'Iside Sofia, Maria, è la rappresentazione dello Spirito Santo. Abbiamo così il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la conoscenza. Infatti, Steiner diceva, non avere il Padre è una malattia, non avere il Figlio è una disgrazia, non avere lo Spirito Santo è un'ottusità. O anche è proprio una degenerazione, perché vuol dire non voler conoscere, non voler attivare il processo del pensare, non voler realizzare la conoscenza, che è l'unica in quest'epoca dell'anima cosciente che può salvarci. A livello della gola abbiamo il mondo 6, che è il mondo collegato a tutte
tutta la dimensione galattica, a tutta la dimensione dei vari livelli di mondi. E mondo 12 è il nostro cuore. Il nostro cuore che dovrebbe andare attraverso una sostanza sottile, quella che appunto dovrebbe essere nutrita da una sostanza che gli alchimisti chiamavano appunto la sostanza prima. La sostanza prima che è una sostanza morale, è una sostanza che sta a metà fra il fisico e l'eterico. Normalmente il nostro cuore invece viene sopraffatto da sostanza densa, da elementi di antipatia, da elementi di odio. Mondo 12 è cosiddetto il mondo delle costellazioni ed è il mondo in cui comincia il discepolato, comincia il lavoro su se stessi. Mondo 12 è la trasformazione della sofferenza, quindi la trasformazione del dolore in amore. È questa grande alchimia. Fra l'altro, capire il segreto del sangue, capire il segreto del cuore che è collegato al Cristo significa proprio questo. C'è una piccola circolazione importantissima, che va dalla testa al cuore, dal cuore alla testa. È lì che si eterizza il sangue, è lì che opera il Cristo in noi, con l'eterizzazione del sangue. Attraverso l'evento del Golgota è potuta accadere questa cosa. E fra l'altro, nel punto del nostro cuore, si fronteggiano il sangue arterioso e il sangue venoso, non mescolandosi, ed è il punto della nostra autocoscienza. È come dire, il sangue in quel punto si rispecchia. Lavorare alla trasformazione della sofferenza vuol dire diventare esseri autocoscienti, arrivare alla dimensione quindi del cuore. Possiamo dire che l'osservazione, la vera capacità di visione, avviene proprio in questo punto, nel punto del cuore, dove il sangue osserva se stesso. Il cuore non è una pompa, ma il cuore va avanti e batte attraverso la circolazione sanguigna. Quindi è il sangue. E una frase di Steiner che vorrei leggervi, perché parleremo dei segreti del sangue, dice: la forza che muove il sangue sta nei sentimenti dell'anima. L'anima muove il sangue e il sangue mette in movimento il cuore. Dunque, la verità appare esattamente opposta alla concezione della scienza materialistica. Oggi l'uomo non può ancora controllare volontariamente il proprio cuore. In uno stato di paura il cuore batte più rapidamente, perché il sentimento agisce sul sangue, che a sua volta accelera il movimento del cuore. Ma ciò che l'uomo oggi subisce passivamente sarà in futuro sotto il suo controllo, in uno stadio più avanzato di evoluzione. Un giorno egli potrà spingere il proprio sangue volontariamente e muovere il suo cuore come fa oggi con i muscoli della mano. Il cuore è un rebus per la moderna fisiologia. Esso è costituito da fibre muscolari striate che normalmente si ritrovano solo dai muscoli volontari. Perché? Perché il cuore è un organo che sta compiendo una metamorfosi evolutiva. È un organo del futuro che non è ancora giunto al termine della sua evoluzione. Esso deve diventare un muscolo volontario e questo è già riscontrabile nella sua struttura. Il lavoro su di sé che noi facciamo serve proprio a questo.
la trasformazione del cuore che diventerà l'organo dell'io, dell'io dove ha sede la forza cristica, ecco perché il sacro cuore di Gesù. Quindi questa condizione che noi stiamo vivendo oggi di inquinamento del sangue. Il sangue attraverso l'evento del Golgota si è eterizzato, il sangue del Cristo si è eterizzato, infatti nelle varie rappresentazioni dei pittori del Rinascimento voi trovate il colore del sangue non rosso denso, ma rosato. Perché ancora quei pittori erano in collegamento ispirativo con il mondo superiore e quindi avevano prodotto delle opere ispirate dal mondo spirituale. Quindi è l'eterizzazione del sangue che sta avvenendo dentro le persone che svolgono un lavoro che sono collegate alla forza cristica. E infatti oggi quello che sta avvenendo è che c'è un attacco al sangue. Il sangue viene appunto densificato, si formano questi trombi nel sangue ed è questa purtroppo una realtà terribile, non a tutti. Ma molte persone stanno vivendo proprio delle difficoltà cardiocircolatorie. Quindi in questo momento c'è un qualcosa che sta avvenendo. Questa scienza è la scienza del drago, è la scienza appunto oscura dei maghi neri. Steiner ne parla con tranquillità nell'opera 93. Dell'opera Omnia, dice proprio che si sta già formando la divisione fra gli esseri che andranno verso la realtà micheliana cristica e gli esseri che invece sposano la realtà di potenza dei maghi neri che portano alla tortura, al dolore e alla soppressione degli esseri umani. C'è un punto, e fra l'altro lui ebbe anche degli attacchi per quello che disse, perché era una conferenza tenuta nel 1905, disse proprio questa frase, disse proprio questo: ogni uccisione e tortura di un essere che possiede un corpo astrale produce un rafforzamento del più terribile egoismo, significa una crescita del potere occulto e il mago nero mette le forze spirituali al servizio del più biego egoismo. E parla anche in questa conferenza del fatto che il mago nero cerca di potenziare il suo ego attraverso torture che farà alle sue vittime. Parla appunto di riti sacrificali che vengono fatti, di magia nera. E io mi auguro che magari qualche antroposofo in ascolto abbia letto questa conferenza. Proprio perché lui vedeva questa minaccia in questa epoca, che è l'epoca dell'anima cosciente, perché lì dove si unisce la forza di Arimane e di Lucifero, si manifesta, e lì dove si manifesta Michele, si uniscono queste due potenze e quindi arriva il conflitto ogni volta che sorge l'epoca micheliana, sorge anche di contro questa imperativo distruttivo del drago. Quindi possiamo dire che noi ci troviamo in questo momento ad affrontare questa
forte, terribile di attacco che sta avvenendo, attacco che sta avvenendo al nostro sangue, ma chiaramente non dobbiamo per questo disperare, dobbiamo capire che noi siamo chiamati ad essere, come vedrete fra poco, quello che leggerò, dei testimoni di quello vuol dire quindi. Il testimone è colui che ha esperienza, che non apprende una cosa attraverso un dogma, che non la ripete attraverso un dogma, ma attraverso un'esperienza reale. E noi che abbiamo sempre letto l'Apocalisse in modo molto approssimativo, oggi stiamo vivendo nel nostro sangue questa realtà. Quindi le persone che oggi fanno, proprio dicono piuttosto muoio che farmi questa inoculazione, sono coloro che veramente avvertono questa forza cristica nel loro sangue, che avvertono che debbono assolutamente difendere questa realtà spirituale che scorre in loro. Perché noi siamo appunto, in realtà siamo, entità spirituali viventi e questo vogliono farcelo dimenticare. Quindi non siamo soltanto esseri naturali. Ecco, il drago si pone come la forza della natura. Ma noi abbiamo qualcosa di più, noi siamo esseri spirituali che sono stati dotati da Dio Padre Onnipotente attraverso l'azione del Figlio in noi, siamo stati dotati della libertà. E quindi possiamo diventare spiriti dell'amore. Proprio perché siamo stati dotati della libertà, che è quella che oggi ci viene negata in modo molto subdolo. E quindi qui vediamo l'ipnosi del drago, il serpente, il grande serpente ipnotizza, il grande serpente dice una menzogna ad Eva, diventerete come Dio. Non dice la verità. Eva non è in grado di poter pensare, perché chiaramente era in una condizione di estrema fragilità. Per questo, infatti, il Cristo dovrà entrare dentro il corpo, l'entità di Gesù di Nazareth, perché l'umanità in quel momento non era in grado di poter sopportare e comprendere la menzogna, quindi, che era stata detta dal serpente. Quindi noi abbiamo questa realtà del serpente all'interno di noi stessi, tanto che c'è un'invocazione di Steiner che dice proprio. L'invocazione a Michele, Michael, prestami la tua spada affinché io possa sgominare il drago in me. La forza del drago non è solo fuori, ma è dentro ognuno di noi. E vediamo adesso proprio l'ipnosi che generale che hanno le persone e dovremmo dirci, ma si vede che io ho un antidoto, se voi siete fra quelli che in effetti stanno ragionando, avete l'antidoto, ovvero ascoltate quella che è la voce del sangue, non più legata all'ereditarietà, ma la voce del sangue legata alla forza cristica. Infatti, in questo punto dell'Apocalisse, dove siamo arrivati, si sente a un certo punto
una voce. E io udii una grande voce che parlava in cielo. Ora si è compiuta la salvezza e la forza, e il regno del nostro Dio, la forza creativa del suo Cristo. È stato tradotto potenza, ma è exousiai, exousia. Exousia è la forza creativa. Sono le exousiai, quindi dal greco è exousia, e quindi la forza creativa del suo Cristo, perché è stato gettato fuori l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava giorno e notte davanti a Dio. L'accusatore dei nostri fratelli. Se vi ricordate la storia di Giobbe, il diavolo dice a Dio: ma certo che Giobbe ti ama, perché tu non lo hai mai messo alla prova, tu lo hai sempre tutelato. Ma in realtà, se tu lo mettessi alla prova, pensi che ti amerebbe così tanto? E quindi accusa Giobbe in qualche modo che non aveva alcuna colpa. E Giobbe viene messo alla prova. Una prova terribile, lui chiedeva: come mai, visto che io non ho mai fatto nulla contro Dio, però accetta questa prova. Di cosa il drago accusa? Il diavolo è l'accusatore. Del fatto che l'uomo si permette di non rispondere soltanto alle forze della natura rappresentate da lui. Lui è la rappresentazione della realtà materiale densa, lui è la rappresentazione di quello che può essere una libertà fittizia, perché Lucifero ci ha dato una libertà, che è quella, per esempio, di potersi unire e procreare senza avere la stagione degli amori. L'uomo ha avuto la libertà cosiddetta sessuale, di poter in qualche modo unirsi in qualsiasi momento, e questo ce l'ha dato chiaramente Lucifero. Ma non è questa la vera libertà. La libertà è quando l'uomo non segue soltanto gli istinti. Quindi il drago rappresenta la forza istintiva, la forza istintiva in noi. Tutto quello che noi conosciamo molto spesso e che denominiamo volontà è solo istinto. Abbiamo l'istinto della fame, della sete, l'istinto sessuale, ma la cosa che l'uomo ha è proprio la libertà di poterli dirigere, la libertà di non essere soggetto alla natura, ma di portare un contenuto morale in essa. Quindi la fantasia morale di avere appunto degli ideali spirituali, di collegarsi alle forze spirituali che il drago non vuole che si realizzino. Quindi noi abbiamo oggi una scienza senza spirito, una scienza senza coscienza, una scienza che è portata avanti come una magia nera, perché i maghi neri oggi guardiamo bene chi sono. Guardate che cosa sta accadendo. La magia bianca e la magia spirituale, la conoscenza spirituale collegata all'Eside Sofia che mette sotto il suo piede il drago. Quindi ognuno di noi dovrebbe proprio in questo momento collegarsi non soltanto alla forza cristica, ma anche alla Maria in noi, a Sofia Maria, alla grande possibilità della conoscenza, alla grande possibilità che abbiamo di riconnetterci in senso morale a quello che è la nostra dimensione cosmica. Noi siamo indubbiamente sulla Terra,
Ma la terra, tutto quello che l'uomo fa sulla terra, tutto quello che l'uomo fa attraverso le sue azioni, l'abbiamo visto nell'Apocalisse, l'impronta dell'uomo che viene lasciata sulla terra, non è soltanto un'impronta fisica. Con le nostre azioni, noi, le nostre azioni morali, realizziamo quello che sarà la futura incorporazione del Cristo. Quindi nella dimensione, come dice Steiner, di un corpo fisico cristico, con tutto quello che noi faremo invece proprio di attitudine, di scelta affettiva, di scelta collegata agli altri, noi realizzeremo un corpo astrale che sarà in qualche modo purificato attraverso il senso della bellezza, attraverso il senso della meraviglia. La meraviglia e lo stupore saranno collegati alla dimensione dell'astrale. Quindi è molto importante quello che l'uomo fa, perché sta costituendo la possibilità che l'io del Cristo possa poi scendere all'interno dell'umanità tutta, realizzarsi come io spirituale. Quindi questo momento è uno dei momenti importanti di svolta, uno dei momenti di incontro-scontro con queste forze del drago, con queste potenze del drago dentro ognuno di noi. Ed è importante la stabilità del nostro cuore, perché il cuore è l'organo della presenza e della stabilità. Quindi, di fatto, è l'organo che vede realmente come sono le cose, perché c'è un cuore che vede, c'è un cuore che ascolta e c'è un terzo punto nel cuore che fa la sintesi fra ciò che ha visto ed ascoltato. Quando noi parliamo del pensiero del cuore, perché il pensiero soltanto della testa è un pensiero freddo, è un pensiero che non ha la dimensione del calore. Il drago, il serpente hanno un sangue freddo. La particolarità che noi abbiamo è che noi nel nostro sangue portiamo quel calore straordinario, meraviglioso, che è nato dall'offerta dei troni, che hanno dato la loro stessa essenza. Steiner dice simbolicamente la loro carne, anche se carne non era, ma noi abbiamo questo elemento del calore che è fondamentale. Quindi questo elemento del calore che cercano di toglierci, quindi che cercano in qualche modo in questo momento di togliere all'umanità. L'altra cosa che dice Steiner, che è fondamentale, il mago nero è un uomo, un essere isolato, che non sa stare in mezzo agli altri, che è pieno e pregno del suo egoismo. E quindi lì dove invece c'è una comunità che si stringe, che in qualche modo si unisce, abbiamo invece esattamente il contrario, il collegamento con delle forze spirituali altissime. E come dice il Cristo, quando due e più persone saranno insieme, io sarò in mezzo a loro. Quindi esattamente il contrario. Il mago nero si isola, perché è profondamente egoista. E guardate quello che sta succedendo in questo momento. È un momento in cui si cerca di isolare le persone. Se questo non è un momento sottolineato dalla magia nera del drago, proprio l'isolamento, l'aver paura dell'altro, perché l'altro ti può contaminare
ti può contagiare. Questa imposizione di una maschera che impedisce proprio la possibilità di realizzazione della zona del ritmo, della respirazione. Quindi questa condizione che blocca la respirazione collegata all'elemento dei polmoni e del cuore, la zona del ritmo. E vorrei ricordare proprio l'immagine antica di questa Iside Sofia, che era rappresentata proprio dalla zona del ritmo dove Iside era rappresentata da queste ali, che sono i polmoni, e Horus, suo figlio, era il cuore. Quindi abbiamo con la trachea l'elemento di Osiride, di dove si esprime in noi qualcosa di meraviglioso, che è la parola. A volte parlando ci chiariamo le idee, a volte è attraverso la parola che chiariamo anche il pensare. Quindi noi siamo parola, logos vivente, quindi noi siamo una trinità vivente. Proprio questa zona viene bloccata, resta soltanto l'elemento della visione, l'elemento appunto del vedere attraverso gli occhi, ma viene completamente esclusa tutta la zona del ritmo. Ritmo importantissimo perché noi respirando ci colleghiamo alle forze dell'universo. Noi respirando, quando respiriamo, per esempio, prendiamo un bel respiro, noi ci calmiamo. Per calmarsi bisogna respirare in modo ritmico. E infatti ci sono degli esercizi di Steiner meravigliosi che sono appunto basati sul ritmo respiratorio. Fra l'altro, questo consiglio alle persone che magari potrebbero contrarre qualche bronchite o la stessa malattia, il Covid, che non hanno, poi fra l'altro il virus del Covid l'hanno sequenziato ma mai isolato, siccome colpisce proprio la parte respiratoria, ricordatevi di realizzare un ritmo di inspirazione lenta, espirazione lenta, una pausa, di nuovo inspirazione ed espirazione, tutto lentamente. Infatti, quando noi abbiamo paura, non c'è più un ritmo respiratorio, perdiamo il ritmo, perdiamo quindi la dimensione del sentire, perché il numero è collegato al sentire. Quindi, in qualche modo, lo stato di presenza è dato proprio dal cuore. Collegato alla dimensione dei polmoni abbiamo la paura e la possibilità invece di avere coraggio. Quindi questo punto è un punto fondamentale, è un punto essenziale del nostro essere. È lì dove si forma questo punto mediano, la realtà ritmica, è dove si forma anche una corrispondenza dell'essere umano con quello che è la dimensione cosmica, perché il cuore è il nostro sole, e quindi questa cosa terribile dei nazisti che avevano voluto questa offerta dell'oro è stata come una beffa, se volete, a quello che è la rappresentazione dell'oro. Infatti si chiamava Horus, il figlio di Iside e Osiride, e l'oro è collegato alla dimensione del cuore. Infatti, nelle antiche icone che venivano appunto realizzate in Russia soprattutto, la lamina era fatta d'oro, ma anche molti dei quadri del Rinascimento hanno il fondo dorato, proprio perché l'oro era terapeutico, perché l'oro era la rappresentazione del cuore,
perché le icone erano terapeutiche. Quindi il cuore è la rappresentazione proprio dell'organo della luce, dell'organo della coscienza. È lì che il sangue fronteggia se stesso. Ci siete? Sì, ci siamo. Sì, poi dopo, non so se ci sono delle domande degli ascoltatori oppure. Sì, c'è una domanda di Andrea, però è più astrologica perché riguarda Nettuno e altri aspetti, insomma, dei prossimi transiti astrologici. Quindi casomai te la faccio dopo. Perché non riguarda strettamente l'argomento appunto di cui stavi parlando. Magari dopo che tu hai messo la musica. Sì, infatti possiamo fare così allora. E allora la canzone che ho scelto oggi è Lo spirito degli abissi di Franco Battiato. Questa è una delle sue ultime canzoni che ha scritto, è uscita nel 2015 in un suo album che in realtà è un'antologia, che però contiene questa come inedito e anche quella un po' più famosa, Le nostre anime. Questa non è molto conosciuta, però lui la considerava tra le più importanti della sua produzione e la considerava anche una sorta di suo testamento spirituale, disse proprio così. E in effetti il testo è molto significativo e è molto anche, insomma, io ci rivedo molto la situazione anche che stiamo vivendo e infatti mi è venuta in mente questa canzone proprio mentre tu stavi parlando, specialmente all'inizio di tutta questa situazione che stiamo vivendo in questo periodo e mi è venuta in mente proprio questa canzone qui. Io adesso ti mando anche il testo su WhatsApp. Non lo leggo tutto, però dopo lo possiamo commentare insieme se vuoi. E intanto dico solo alcune frasi che dice, alcuni versi. Dice: quando scoppiò la grande guerra, l'umanità era sulla via del sacrificio. Lo spirito degli abissi si impadronì del nostro destino. Poi però dice anche: i giorni abbaglianti di luminosità nel mio giardino, il cielo era più vicino a me e a Dio. Poi, insomma, poi il messaggio molto bello che dà è proprio un messaggio di speranza e io direi proprio di vicinanza spirituale a chi si sente abbattuto per quello che sta vivendo e questo l'ho visto molto collegato anche a quello che stiamo vivendo appunto in questo periodo perché lui dice proprio per quelli che hanno perso da tempo la loro via, per chi non riesce a sopportare i dolori dell'esistenza. Insomma, è una canzone che a me piace molto, soprattutto per il suo significato profondo e anche per l'importanza che gli dava Franco stesso, dicendo appunto che era uno dei suoi testamenti spirituali. Quindi, adesso la mandiamo e poi la commentiamo insieme, Maria Grazia, se vuoi, perché secondo me anche tu troverai il testo molto molto profondo e interessante. Allora, Lo spirito degli abissi di Franco Battiato. Eccoci qua, e dice anche, tra le altre cose che mi ero dimenticata di dire prima, mi è ritornata voglia di pregare, seguendo la tenacia dei padri del deserto. Eh sì. Ma infatti, guarda, qua c'è un po' tutto. Il fatto che lui ricorda un tempo in cui il cielo era più vicino a me e a Dio, che chiaramente era quando l'anima umana ancora era collegata al mondo spirituale inconsapevolmente.
Quindi la tenacia dei padri del deserto, perché c'era una tecnica che questi padri del deserto realizzavano, la La preghiera preghiera continua. continua. Loro non smettevano mai di pregare, era la preghiera continua che viene anche rappresentata in tanti testi, anche mi sembra nel Pellegrino Russo, dove c'erano questi padri che continuamente pregavano, Padre nostro, era questa preghiera continua che loro avevano e che non smettevano mai di dire, era sempre all'interno di loro stessi. Quindi immagina che tenacia, e proprio ha ragione, quello che lui descrive, era la tenacia di questi padri del deserto che realizzavano questa condizione. Perché è un'umanità che ha dimenticato di pregare, cioè quello che sta accadendo in questo momento è che molte persone hanno scoperto o riscoperto la preghiera, questo unirsi in preghiera. Proprio perché noi siamo stati subissati dalla legge del drago, cioè il materialismo. Quindi il consumismo è proprio della dimensione del drago. Quindi il drago ci ha creato la bella trappola, ci ha in qualche modo offuscato tutta la capacità di poter pensare. Quindi pensiamo appunto alle ore davanti alla televisione, essendo completamente passivi e ingurgitando notizie, diventando passivi, non pensando più perché l'ha detto la televisione, cioè era diventata la televisione lo strumento pensante delle persone. E questa è una cosa terribile, quindi c'è stata proprio questa ipnosi collettiva che è stata realizzata molto bene da questi maghi neri, che chiamiamo elite, come volete, una magia nera. Cioè, oggi quando, ecco, Steiner aveva detto delle torture che venivano fatte, e poi a un certo punto ha detto: io potrei dirvi molto di più, ma mi fermo perché se no alcuni di voi si sentirebbero male. Perché parla pure dei sacrifici dei bambini, in quanto questi maghi neri hanno bisogno del sangue. Quindi Pizzagate è una realtà, cioè è inutile che dicono che siamo pazzi noi che lo diciamo. Qui ci sono delle condizioni che molte persone non vogliono vedere, ma che sono delle realtà evidenti. Quindi questa scienza è una magia nera. Quindi oggi c'è da aver paura di doversi recare in ospedale. Siamo in questa condizione, una scienza senza coscienza, la scienza dello spirito. Noi nella quinta epoca abbiamo avuto questa condizione straordinaria che ci ha dato Steiner di poter veramente renderci conto di chi fosse il Cristo Gesù, l'evento del Golgota. Ormai neppure la Chiesa lo sa più perché parla solo di Gesù di Nazareth, non parla del Cristo. Quindi in qualche maniera noi oggi abbiamo questo enorme, grandissimo strumento che ci è stato dato da Steiner, la scienza dello spirito. E guarda che attacco c'è attualmente, così forte, così potente, ma abbiamo la possibilità proprio di poter vedere in questo momento tutte queste cose. Quindi lui, Franco, ha avuto un'intuizione notevole perché parla proprio di quando scoppiò la Grande Guerra, l'umanità era sulla via del sacrificio, l'ha fatto in tempi in cui solo pochi potevano prevedere quello che sarebbe accaduto, però dentro
dentro il cuore di alcune persone, già questa condizione si percepiva che si sarebbe realizzato qualcosa, che sarebbe scoppiato qualcosa. Certo, non potevamo immaginare come noi eravamo già all'interno di una condizione di trappola. Quindi, è vedere il drago è riuscito a ipnotizzarti oppure sei sveglio e pensi, sei pensante. Questa è una condizione importante. L'umanità è andata avanti attraverso il sacrificio. Quindi questo è un momento sacrificale, sacrum facere, perché c'è proprio una condizione di trasformazione della sofferenza in oro. Quindi è facile essere cristiani in modo superficiale. Quanta gente si definisce cristiana, va a messa, e poi in effetti non fa alcun lavoro su di sé. Essere cristiani è veramente appartenere a una scuola seria, profonda, esoterica, che è quanto mai difficile da attraversare perché è sempre una trasformazione continua di tutto quello che può essere l'immondizia che ci viene data in oro. Quindi noi dobbiamo diventare un accumulatore e un trasformatore di energia solare. Quindi a noi ci arrivano le energie lunari terribili, paralizzanti, che sono la tragedia per tutti noi. Ci arriva l'ipnosi del drago, l'incantesimo del drago, la magia nera del drago. Cosa ti dice il drago? Tu non vali niente, perché la mia forza di natura è più forte di te. Tu non sei libero. Quindi, in realtà sei soggetto completamente a quella che è la necessità. E guardate che la stanno mettendo in atto, perché oggi come oggi cosa stanno facendo? Stanno cercando di mettere le persone alle corde perché gli tolgono ciò che è necessario, il lavoro per poter mangiare. Quindi, perché ti voglio dimostrare che tu non sei libero, perché sei soggetto al la legge di necessità. E nella filosofia della libertà, proprio questo dice Steiner, che in realtà l'uomo immette, entra in un'altra condizione, in una legge spirituale, dove c'è l'elemento della libertà e dove non c'è solo la spinta della necessità. Quindi c'è proprio questo fronteggiarsi, e chiaramente siamo in un momento di sacrificio. Lui più volte aveva anticipato delle condizioni. Se vi ricordate, se ti ricordi, Stefania, povera patria, dopo poco c'è stata la strage di Falcone e Borsellino, quindi, ma non vi vanno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Cioè, è così perché l'artista ha un occhio nel mondo spirituale, cioè ha questo elemento della veggenza. Il vero artista è così come lo avevano i pittori che hanno rappresentato il sangue del Cristo con questo colore che si avvicina al corallo, ma puro, quindi non un sangue scuro. È così i veri musicisti, come anche Mozart nel Flauto Magico. Proprio quando dice sarà la musica a salvarci, quindi di fatto sappiamo che noi siamo fatti di ritmo e noi abbiamo bisogno di vibrare insieme. Quindi quando il mago nero è isolato, non ha la possibilità proprio di poter risuonare insieme agli altri, perché pregare è un risuonare
insieme agli altri. È come dire quando si prega insieme, che cosa accade? Accade proprio che ci sia una musicalità, una coralità, che ci sia un qualcosa, un unico cuore che è straordinario, che è quello che si deve realizzare in senso cristico. Quindi questo stare anche in silenzio insieme è meraviglioso. I momenti in cui le persone sono in cerchio, in silenzio, e si avverte veramente una frequenza meravigliosa. Poi se ci prendiamo le mani avvertiamo il battito dell'altro, il ritmo dell'altro e si entra in una completa sintonia. Quindi e si realizza una sinfonia dei cuori. Quindi diciamo quando noi siamo, incontriamo delle persone, come se tanta musicalità, se tutte le note delle persone, ognuno porta una sua nota precisa, si mettessero in collegamento. Quindi ecco, la musica non è solo la musica del concerto, è proprio il concerto dei cuori, è proprio l'unione delle anime, che è quello che oggi non si vuole più creare. Quindi come nasceva anticamente la messa, no? Che oggi non è più assolutamente nulla di tutto questo. I cristiani dentro le catacombe, questa forza che viene dalla preghiera, perché è questo che deve accadere. Noi oggi siamo di fronte alla realtà abissale del drago. Quindi questo elemento del drago che è stato buttato fuori dal mondo spirituale e si può dire che siamo salvi in qualche modo, perché nel mondo spirituale questa potenza terribile non c'è, ma sta attaccando sulla terra l'essere umano. Quindi sta accusando l'essere umano perché sono le forze di natura che dicono: cosa vuoi fare? Tu vuoi non legarti alla legge di necessità? E guardate, lo stanno mettendo in atto oggi. Cioè, non vai al bar, io se magari sono in giro per Roma, dico un disagio che ha avuto mia figlia tempo fa. Lei vende case, andava in giro tutta la giornata e dice: mamma, non so, io avrei bisogno di andare in un bar in bagno, perché tutti quanti siamo soggetti alla necessità della menzione, non lo posso fare. Quindi di fatto c'è proprio tutto un lavoro da parte proprio del drago a dire: ecco, io ti faccio scontrare con le tue necessità, perché tu non sei un essere libero, tu hai bisogno di mangiare. Io ti tolgo la possibilità di poter lavorare. Così dovrai farti questa inoculazione, perché così potrai ottemperare alle tue necessità. Oggi non c'è più bisogno di accerchiare il castello. Masada. Se vi ricordate, l'accerchiamento di Masada, Masada era una fortezza, ci misero anni i romani a prendere Masada, e oggi non hanno più bisogno di questo, hanno trovato un altro mezzo. La tecnologia che può essere un aiuto per l'essere umano, lì dove appunto ci fosse stata una coscienza critica, perché la tecnologia è sotto arimane, ma se ci fosse stata una coscienza cristica nell'umanità, allora la tecnologia sarebbe servita per sollevare l'uomo da certe condizioni, poter lasciare più tempo per poter realizzare un lavoro su di sé. Questa sarebbe stata la cosa buona della tecnologia. E invece è stata usata in modo completamente sbagliato, il servo che diventa padrone. Quindi
a rimanere, che doveva svolgere una funzione che diventa il padrone. E quindi alla fine che cosa dice? Adesso attraverso la tecnologia io so tutti i tuoi spostamenti, tanto che dobbiamo fare attenzione perché lo stesso cellulare, anche se spento, possono ascoltare tutto quello che noi diciamo. Quindi noi siamo costantemente monitorati, siamo nella condizione famosa del Grande Fratello, Orwell insegna in qualche modo. Quindi questa è una condizione di magia nera, perché lì dove io non realizzo il bene, che l'unico testimone è il bene, è verissimo, una frase meravigliosa, perché il vero, l'uno bene assoluto, l'uno da cui discende tutto è puro bene, quindi è amore. Quindi di fatto noi abbiamo solo il bene come testimone. Se tu fai del bene, se tu realizzi il bene, quella è l'unica testimonianza. Cioè il male cosa significa? Il male significa che in effetti non eri in uno stato di presenza, perché la persona in uno stato di presenza, una persona che realizza la via, lui parla qua di sviamento, non realizza il collegamento fra cuore e testa e quindi si perde completamente, entra quindi nella condizione peggiore, lì dove sono nello stato di presenza e quindi ho la consapevolezza che ogni mio atto sarà in qualche modo preso dal cosmo. Quindi lì dove io faccio un lavoro su me stessa, risuona nel cosmo. Lì dove invece io faccio un'opera che non è un'opera benefica, ma è un'opera malefica, questo in qualche modo risuona, come dice Stein, nel centro della Terra, che deve essere divinizzato, che deve essere spiritualizzato. Il mago nero si collega al centro della Terra, che lui chiama Steiner della frantumazione, dove esiste l'elemento del male che si deve trasformare, che sarà trasformato attraverso l'azione del Cristo in noi, di tutti gli esseri umani. Quindi il Cristo opera sulla Terra attraverso l'essere umano che deve arrivare a trasformare completamente questo nucleo del male, che in qualche maniera è collegato alla magia nera, vivificato sempre di più, nutrito da questi maghi neri che non vogliono l'evoluzione della Terra, che la Terra possa evolvere nel futuro Giove, iniziare, l'uomo inizierà quindi da un corpo eterico, non avrà più la densità materiale. E allora cosa accade? Che vogliono invece arrivare a quella che chiama Steiner l'immortalità arimanica. Per questo, a un certo punto qua viene scritto che coloro che davanti a Dio sono quelli che non hanno amato la loro vita, ma in realtà dal greco è la loro anima, quindi i martiri, coloro che in qualche modo hanno invece amato la morte, perché vedono nella morte la possibilità di evoluzione, cosa che invece, imponendomi un'immortalità arimanica, potrei dire asurica, quindi il continuo nella dimensione densa, io non ho la possibilità di evoluzione. Quindi il vero cristiano ama la morte, per il semplice fatto che ha superato questa identificazione con la densità della materia. Ha superato questa legge del drago dove dice no, è vero solo ciò che tocchi, peso, numero e misura. È entrato in un'altra condizione, è entrato in una condizione cosmica e non solo, ma ricorda qualcosa perché non gli interessa l'immortalità, ma è consapevole dell'innatalità, ovvero che lui c'è sempre stato. La preesistenza, la realtà della preesistenza. Questa parola fa veramente entrare in una forma di terrore il drago.
quando si parla di natalità, quando si parla di preesistenza. Il vero cristiano sa questo, che c'è un'innatalità, che lui non è cominciato con la nascita fisica e che l'anima sia una conseguenza del corpo. Questo è quello che dice il drago. Tu hai un'anima perché hai una densità fisica? No, io sono uno spirito che c'è sempre stato e che oggi attraversa questo momento che si chiama Terra, dove devo incontrare la mineralità, la densità, perché devo realizzare l'io. È una fase, ma non ho paura di morire. Ecco, questa paura di morire c'è stata immessa chiaramente dalle potenze ostacolatrici, da Arimane, che lavora sul nostro scheletro osseo, e l'immagine che noi abbiamo della morte, qual è? Quella del teschio con le due ossa incrociate, terribile immagine arimanica, mentre dovremmo avere un'altra condizione completamente diversa. Quindi noi abbiamo, tra l'altro, la possibilità di risorgere nel nostro fantoma grazie al sacrificio del Cristo, grazie al sacrificio del Golgota, è stato, diciamo, ha ridato vita al fantoma umano che attraverso il peccato, la mancanza di Adamo ed Eva, era in qualche modo degenerato. Quindi il cristiano è testimone, è colui che fa esperienza, è colui che ricorda, è collegato all'io. E quindi all'io spirituale, al Cristo in lui, e quindi che cos'è? La forza del ricordo, per cui non gli interessa l'immortalità arimanica, quello che cercano i maghi neri, che cercano da sempre, anche in un'alchimia terribile. Oggi l'alchimia si è trasformata in questa scienza oscena, quindi abbiamo tutto il lavoro dell'alchimia degenerata, che è stata poi rappresentata dagli esperimenti dei nazisti sugli ebrei e che oggi non hanno più bisogno di fare così, lo fanno a cielo aperto in qualche modo. Quindi abbiamo questa condizione, rendiamoci conto, una scienza senza coscienza che applica dei protocolli freddi che non si adattano alla realtà di quell'individuo, ma è una cosa per tutti. Quindi una scienza senza calore che non va ad avvertire, a sentire la necessità spirituale che si esprime attraverso quell'organo che in qualche modo richiede aiuto, che non sta comportandosi sinfonicamente, armonicamente con il resto dell'organismo, diciamo organismo, noi stiamo usando sempre parole che rappresentano la musica. Quindi di fatto oggi noi ci troviamo proprio in un momento di dissonanza, quando dice dissonanza cognitiva, che cos'è? Proprio un disturbo dell'armonia musicale, qualcosa che dici non è possibile, è qualcosa che è una nota stonata come quella che ho visto al ghetto l'altro giorno, domenica, proprio, ma come stiamo qua nel quartiere ebraico, vicino c'è il punto dove hanno raccolto queste persone al Portico d'Ottavia e voi, per entrare a vedere il museo che racconta tutta la memoria di Auschwitz, ma voi mi chiedete il Green Pass e voi entrate e lo fate vedere. Cioè, questa è una cosa terrificante. Questa che cos'è? Rispetto a un'armonia, una dissonanza. Perché alla fine, quando noi vediamo anche delle forme intorno a noi, forme architettoniche, in certi casi ci arriva una risonanza e come in effetti si sposa con un'armonia generale del paesaggio e arriva poi una dissonanza quando troviamo delle cose orribili che sono state fatte proprio per quasi
distruggere l'elemento del bello, perché il vero, il bello e il buono sono la rappresentazione proprio delle forze spirituali. E oggi siamo in un momento dove c'è una degenerazione completa di tutto quello che è bellezza. Bene e bontà sono molto spesso vituperati, e la persona, diciamo, buona, la persona che è in grado veramente di volere il bene degli altri, spesso in questa società terribile è considerata una stupida o uno stupido, ecco, perché fortunatamente non da tutti, perché oggi si sta risvegliando qualcosa. E certo ci sarà questo sacrificio. Mi dà l'impressione che sacrificio anche non solo della difficoltà che ci sarà di vita per alcune persone, ma, e questo appunto è il grande attrito, no? Pensate che nelle scuole si cerca l'attrito per vedere se si è presenti, se in qualche modo si sa trasformare l'attrito in qualcosa di completamente differente. Dal fango nasce il loto, quindi non dimentichiamolo, quindi questa è una capacità che abbiamo tutti noi. E dall'altra parte, quante persone stanno avendo disturbi grandi, e quanti ragazzi, quante persone giovani in questo momento stanno morendo o di un colpo improvviso cadendo per terra, o durante il sonno, quindi, e poi dicono che non c'è nessuna correlazione, ma in realtà la correlazione c'è, che non la diranno mai, perché chiaramente questi esseri, questi maghi neri, potenziano loro stessi, il loro ego, attraverso il dolore che procurano alle persone, attraverso il sacrificio e le torture che realizzano. Quindi questi maghi, come diceva Steiner, non uccidono d'un colpo, ma debbono vedere la sofferenza e la paura nell'altro, e loro così potenziano il loro ego. E c'è tutto poi un mistero, fra l'altro, dell'uso del sangue che viene fatto, del sangue della vittima, vittima sacrificale, più è pura e più per loro va bene. Io mi rendo conto che oggi forse ho detto delle cose un po' scomode, però queste sono cose che, fra l'altro, ci tengo a precisare, Sergei Prokofiev, e la terra divenne sole, e la terra diviene sole, ha pubblicato quasi tutti gli stralci che Steiner ha detto dell'opera Omnia 93, e che in qualche modo credo che sia un dovere anche degli antroposofi, questi argomenti, di prenderli in considerazione, in quanto non si può soltanto parlare in modo astratto, fare riunioni parlando solo in modo astratto, ma oggi come oggi bisogna, come diceva Steiner, lui disse questa frase alla fine del convegno di Natale, quando ha dato la pietra di fondazione come meditazione, disse proprio: ed ora voi dovete uscire con il vostro cuore pieno di calore, e affrontare quello che c'è fuori e portare questo calore fuori. E quindi ha sempre detto che in qualche modo non prende posizione nel sociale, non si attiva, è un colluso, quindi in qualche modo ha colpa di quello che accade. Quindi in questo momento ci deve essere, fra gli onesti antroposofi, proprio questo darsi da fare. Quindi so che molti gruppi di antroposofia stanno facendo meditazione insieme con la pietra di fondazione, la volontà di farla insieme, di riunirsi anche di pregare, attraverso le preghiere che ci ha lasciato Steiner, non solo da soli, ma in questa
forma di unione che oggi è importantissima, perché altrimenti rimane uno sterile esercizio intellettivo e lì in effetti cadiamo profondamente nelle mani di Lucifero, mentre appunto noi dobbiamo ricordarci quello che il Cristo ha detto: quando due più persone saranno insieme, io sarò in mezzo a loro. E oggi gli antroposofi debbono soprattutto definirsi come i veri cristiani, perché la scienza dello spirito ci dà proprio questa possibilità, questa grande, questa enorme possibilità, in quanto viene spiegato scientificamente, spiritualmente, l'evento del Cristo, che non è stato assolutamente compreso dai cattolici. La Chiesa cattolica ha oscurato completamente delle verità, e oggi è proprio sono gli antroposofi, sono coloro che seguono la scienza dello spirito, che queste verità le debbono divulgare senza avere assolutamente alcuna paura. Questo è il momento indubbiamente del sacrificio. Quindi siamo chiamati ad un grande sacrificio, a sacrificare il nostro egoismo, le nostre comodità, perché il drago ci ha tratto proprio nella trappola del tutto subito e del tutto semplice, della comodità. Mentre appunto oggi queste comodità ci vengono tolte, ci viene dato un grande attrito, però è come dire: quanto vale la tua anima? La pietra di fondazione comincia con anima umana. È un'esclamazione. Iside Sofia, Sofia Maria in me. Allora, quanto per te è importante il collegamento con lo spirito, perché questi esseri che preferiscono la morte e quindi che in qualche modo non hanno amato la loro, hanno tradotto vita, ma dal greco è anima, perché l'anima è colei che ci anima, che ci mette in moto quando è viva una persona, quando si muove. Ma perché non hanno amato la loro anima? Perché amano di più lo spirito. Perché sono collegati a qualcosa di più grande. La chiamano anima mundi, ma da quando c'è stato il famoso concilio di Costantinopoli nell'869, prima era lo spirito mundi, era lo spirito del mondo. Lo Spirito Santo è Iside Sofia, è Maria Sofia. Quindi l'Immacolata è la rappresentazione di questa grandiosità. E quindi quando all'interno di me stesso sento proprio la presenza di Maria, tra l'altro, come diceva Steiner, l'Ave Maria serve per allontanare le forze luciferiche. Il Padre nostro, quelle arimaniche. Quindi, in qualche modo, questo riconoscere Maria in noi, la Sofia, lo Spirito Santo, la conoscenza, che deve diventare vibrante, fluente, dà vita al bambino, al Cristo. Perché chi era poi in realtà Maria? Era l'aspetto di Eva che era stato preservato, l'aspetto di Eva incontaminato, così come Gesù di Nazareth, l'aspetto di Adamo incontaminato, che gli dèi, che le forze delle gerarchie avevano salvato e avevano preservato. E allora può realizzarsi perfettamente la Sofia in Maria, quindi la grande conoscenza, lo Spirito Santo. E abbiamo l'elemento della Trinità, elemento della Trinità che l'Islam non ha.
E questa è una condizione molto importante. La legge del 3, noi siamo strutturati secondo la legge del 3, pensare, sentire e volere. È attraverso il pensare che diventa un pensare oggettivo e, come dice Steiner, impersonale, che non significa freddo, ma un pensare che diventa un pensare collegato al logos planetario, sapere dove sono, qual è il mio ruolo, ricordandomi che sono in una condizione dove la Terra è collegata alla forza planetaria. Se non ci fossero i pianeti, se non ci fosse Saturno, non ci sarebbe il piombo, se non ci fosse Venere, non ci sarebbe il rame, se non ci fosse Giove, non ci sarebbe lo stagno. Ma dietro questi pianeti operano delle gerarchie. È come dire, noi della pesca non possiamo vedere solo il nocciolo. In realtà le gerarchie operano nelle orbite. E poi la Terra si nutre di tutti questi metalli che sono collegati alla condizione planetaria. Quindi abbiamo un tipo di materia organica perché esiste la dimensione dei pianeti, ma i pianeti sono collegati a forze delle gerarchie. E il Sole nutre i pianeti, quindi l'elemento solare che è fondamentale. Quindi io come uomo risuono in tutti questi mondi che hanno progettato quello che io sono. Quando noi facciamo il tema natale di una persona, è un tema musicale, dove si organizzano le forze planetarie, possiamo comprendere cosa gli dèi, le gerarchie, vogliono da noi. Sono rappresentative di una scrittura occulta, dove possiamo capire quale sia stata la nostra condizione di difficoltà in una vita precedente, cosa dobbiamo risolvere in questa. Quindi lì dove comincio ad attivare in me una lettura occulta, quando in qualche modo mi collego al pensiero degli dèi, al logos planetario, le situazioni dentro di me cambiano. Quindi il Sole attraversa le 12 costellazioni, quindi le 12 costellazioni che sono la rappresentazione, fra l'altro, di quello che il Padre ha voluto per noi, perché queste 12 costellazioni rappresentano in realtà tutto il nostro essere all'interno dell'utero materno, come il bambino sta nell'utero materno, parte dall'ariete che è la testa e i pesci che sono i piedi. Quindi con tutte le nostre parti anatomiche, quindi è il pensiero del padre, perché voleva realizzare cosa? Il figlio. Il figlio rappresentato dal Cristo, il figlio rappresentato dall'umanità unita nel Cristo. E questo è il grande attacco che oggi gli uomini stanno avendo. Ragionare su scala è questo. Quindi l'astrologia, vissuta nel modo spirituale, è un pensiero cosmico che mi fa dire: ma certo, se le costellazioni, le 12 costellazioni, sono la rappresentazione cosiddetta delle stelle fisse collegate alla funzione del padre, io vedo in queste 12 costellazioni il pensiero del padre per il figlio, come ha organizzato l'uomo, è il bambino dentro l'utero materno. Quindi possiamo dire proprio questa condizione di pensiero del padre, lo vedo attraverso lo studio di queste 12 costellazioni, tanto che i greci non dicevano ariete, non dicevano testa, ma dicevano ariete, non dicevano gola, ma dicevano toro.
Non dicevano piedi, ma dicevano pesci. Perché per loro era ancora evidente questa condizione, perché ancora ricordavano. Oggi quell'intelligenza cosmica è diventata, attraverso l'azione di Michele, intelligenza umana. Quindi oggi è l'uomo che deve in qualche modo ricordare, riaccordarsi, perché ricordare è anche questo, un riaccordare a qualcosa che non è più soltanto un pensiero astratto, ma è una realtà vivente. E quindi attraverso lo studio del raggio di creazione che è all'interno di me stesso, che mi hanno lasciato gli antichi misteri, riesco in qualche modo a ricollegarmi. Essendo arrivati nel punto più denso e difficile, perché noi siamo nel punto più scomodo, e questa è la grande sfida, ricordare di essere figli di Dio, ricordare proprio che noi siamo i portatori del Cristo, il Cristo in noi, e che il principio del figlio è stato voluto profondamente dal Padre. Ed è stato dato al figlio la libertà perché possa diventare spirito della libertà e dell'amore. E pensate che l'altro nome che ha la decima gerarchia, che avrà la decima gerarchia, sarà questo, spiriti vergini, perché domani sarà la festa della Vergine Maria, perché di fatto attraverso la purificazione c'è questo elemento della verginità, della purezza che dovrà essere rappresentata proprio dall'uomo, dall'anima umana purificata, spiriti vergini, ovvero spiriti della libertà e dell'amore. Quindi è grandioso quello che è il destino che ci è stato dato, il pensiero del Padre per noi. Quindi questo dovremmo ricordarlo in questo momento di sacrificio, in questo momento di passaggio. E ricordatevi che il sesto specchio e seno è lo specchio della notte oscura dell'anima, che è prima del settimo, che è la perfezione divina. Perché solo affrontando il sesto specchio si possono ampliare le colonne del nostro tempio interiore e ci può essere la vera purificazione. La notte oscura dell'anima deve essere illuminata dalle forze del nostro umano sole, perché quello che deve scaturire da ognuno di noi è l'umano sole, ricordando che noi siamo spiriti immersi in un'innatalità. Perché in qualche modo ci siamo sempre stati. Non dobbiamo conquistare l'immortalità, ma ricordare la nostra innatalità. L'ottica del drago è: dato che ti sei incarnato, puoi diventare immortale. No, io mi sono incarnato per fare un'esperienza sulla Terra, ma io in realtà sono un essere che c'è sempre stato. Quindi di fatto, ecco perché non hanno paura di morire perché conoscono l'innatalità. Quindi non è importante assolutamente il fatto che la mia vita termini, che la mia anima termini, perché io sono collegato allo, io sono uno spirito che sta facendo un'esperienza terrestre e la cosa più importante per me è collegarmi allo spirito del Cristo e quindi questa è la condizione. Ci sei, Stefania? Sì, ci sono. E allora a questo punto, dato che hai citato anche l'astrologia, c'era questa domanda di Andrea che è arrivata prima. Allora, Andrea ti chiede che cosa può rappresentare per il collettivo Nettuno,
che è ritornato in moto diretto dal 1 dicembre, e soprattutto la quadratura verso Urano di Giove e Saturno congiunti che avverrà tra poco. Ma infatti, il problema, diciamo, è proprio la quadratura Giove-Saturno verso Urano, perché Urano sarebbe il principio della libertà, quella libertà da, non la libertà di. Fra l'altro, Urano, Nettuno e Plutone vengono da una condizione di sistema solare precedente. Come dice Steiner, non appartengono al nostro sistema solare, ma hanno comunque una influenza importante. Nettuno attraverso la trasformazione e la trasfigurazione. Qui adesso abbiamo un Nettuno nei pesci attualmente, e quindi ci dovrebbe essere la grande trasformazione, la grande metamorfosi, perché Nettuno è nel suo domicilio, e quindi c'è una spinta. Nettuno è gran magnifico, gran malefico. Guardate che cosa sta succedendo. Molte persone stanno trasformando loro stesse, quindi avendo una metamorfosi, perché Nettuno è rappresentato dalla trasformazione del bruco in farfalla, ma molte persone stanno cadendo invece in pieno nell'elemento della menzogna e della bugia. Pensate che Nettuno rappresenta anche il veleno, e oggi come oggi stanno inoculando delle sostanze che certo non sono tanto buone per il nostro sangue. Quindi Nettuno rappresenta anche l'avvelenatore in generale, no? Quindi il veleno è anche però, può costituire anche l'antidoto, no? Quindi abbiamo questa condizione che in qualche maniera è abbastanza particolare. Giove uscirà dal segno in quadratura ad Urano verso la fine di dicembre. Giove, ricordiamoci, va nei pesci. Quindi questa quadratura c'è attualmente, però sta esaurendosi, rimarrà quella di Saturno quadrato ad Urano, e se vedete bene, quello che sta accadendo è che c'è una battaglia molto grande che riguarda la libertà dell'essere umano. Saturno nell'acquario, oltretutto. L'acquario che sarebbe poi rappresentativo del senso dell'amicizia, del senso della cooperazione. Questa quadratura di Urano in Toro, guardate, proprio oltretutto Urano nel Toro non sta in una condizione giusta, sta facendo probabilmente anche venire fuori tutte le false libertà, il fatto che non siamo mai stati liberi, per esempio. E in questo momento c'è una tensione fortissima, che viene espressa da questo aspetto. Quindi c'è in pieno questo Saturno quadrato ad Urano, è un bloccare completamente attraverso l'elemento della legge la libertà dell'essere umano. Però diciamo che la quadratura, è rappresentativa di una tensione, ma ricordiamoci che l'arco, perché possa scoccare la freccia, ha bisogno di una tensione. Quindi è un tendere verso, quindi è all'umanità poi trasformare certe condizioni. Dall'altra parte posso dire che invece fra qualche tempo Giove si andrà a mettere in sestile ad Urano, entrando nei pesci. Quindi non solo Giove nei pesci avrà anche darà un'espansione all'elemento di Nettuno. E una cosa particolare che dà la congiunzione Giove-Nettuno è anche la rivelazione delle maschere. Quindi è come dire, questa congiunzione spesso fa cadere tutte le maschere che si hanno all'interno o che sono anche nel sociale. Giove-Nettuno sarà una congiunzione importante per tutti noi. Infatti, nel 2022 sicuramente accadranno delle cose a metà all'incirca di gennaio,
Urano diventerà diretto perché fino adesso è stato retrogrado e quindi la direzione attiva di Urano porterà degli altri cambiamenti. Rimarrà sempre questo elemento di Saturno che poi andrà avanti e ora c'è proprio questa quadratura e vediamo come ci sia questo scontro enorme con una dittatura, perché questa è una dittatura europea, mondiale, quindi è proprio il drago, fra l'altro, lo faremo la prossima volta. Il drago viene detto alla fine del dodicesimo verso che è immerso quindi in una grande ira e sa che gli resta poco tempo. Di nuovo abbiamo questa immagine del tempo angusto e angusto, quindi si deve sbrigare perché gli resta poco tempo. Quindi c'è stata un'accelerazione. Tutto quello che noi stiamo vivendo in realtà doveva accadere nel 2050. Quindi hanno voluto anticipare moltissimo le cose, perché chiaramente c'è la volontà di questi maghi neri di sottrarre la Terra a quella che dovrà essere la sua evoluzione. L'uomo, quindi, come entità minerale, gli sfuggirà. E vuole in qualche modo bloccare questa condizione, fare in modo che la terra si disertifichi, perché questo è il progetto arimanico: terra senza piante, senza animali, soltanto desertificata, meccanica. Quindi è un progetto terribile che vediamo che sta accadendo perché stanno mettendo questo 5G che porterà delle condizioni terrificanti per l'umanità. Proprio perché hanno questo progetto, quindi noi non dobbiamo essere tanti per loro. E pensate che c'è chi dice che le anime umane, il numero delle anime umane è 20 miliardi, chi dice 33 miliardi come gli anni di Cristo, comunque la Terra sarebbe in grado di tenere e nutrire questo numero di esseri. Non siamo mai tutti in incarnazione, chiaramente, quindi mentre noi siamo qua, altre anime umane non sono incarnate e fanno parte, appunto, e noi magari siamo collegati a una famiglia di anime. Quindi poi adesso le persone magari che stanno ascoltando questa trasmissione, cosa posso dire? Tutti voi che in qualche modo state facendo delle scelte che state tenendo duro, probabilmente eravamo tutti quanti presenti alla scuola di Michele che si è svolta nel suo ora sensibile e che ha preparato l'umanità a questo momento, a questi momenti. Quindi noi siamo nell'epoca micheliana dove il male si manifesta pienamente, cioè il male purtroppo è quando in effetti l'uomo manca, omette di realizzare la sua facoltà di pensare e la sua facoltà di libertà. Quindi, ecco, noi ci stiamo confrontando con questo perché il dittatore, può essere dittatore perché ci sono tanti che lo seguono. In realtà quello che sta accadendo perché tanti umani sono acquiescenti a questa condizione, perché se tutti si ribellassero a una condizione del genere, chiaramente in 2 minuti crollerebbe tutto quanto. Non so se che mi aveva domandato anche di Plutone, non mi ricordo. No, no, ti aveva chiesto di Nettuno, del ritorno in moto diretto di Nettuno e poi appunto di questa quadratura di Urano con Giove e Saturno, quindi sì, solo questo, non Plutone. Sì, meno male che Giove, diciamo, negli ultimi giorni di dicembre, passando nei pesci, lascia questa quadratura, cioè la quadratura già abbandonata da Giove sarà importante. Quindi, di fatto, delle condizioni dovranno per forza di cose accendersi dentro l'essere umano
e di conseguenza cambiare. Per cui io mi sento che tutta questa crisi terribile, questo momento difficilissimo, che indubbiamente porterà dei sacrifici perché già tanti ragazzi sono morti, tante persone sono morte senza nessuna correlazione, ecco, sono morte. E quindi questi sono dei sacrifici veri e propri. E tutto questo porterà alla costituzione di una nuova condizione sociale dove si formeranno probabilmente delle comunità, dei collegamenti nuovi fra persone, perché è quello che sta accadendo. Oggi vivendo in questa condizione di guerra, perché è una guerra, la più terribile, e, diciamo ci si aiuta. E quando ci si incontra non c'è bisogno di preliminari, perché ci si incontra come esseri umani e quindi stanno cadendo tante barriere. Ecco, questo è quello che io sto anche percependo come fattore creativo che è sempre all'interno dell'essere umano. È una cosa grandiosa che noi abbiamo, che poi è determinata da questa immagine del fiore del loto che nasce dal fango, quando nella visione anche che hanno gli orientali, questo fiore del loto che si apre sul centro della nostra testa sopra e viene dalla trasformazione del nostro fango interiore. Quindi dalla trasformazione, questa è una trasformazione alchemica, alchimia significa proprio questo, è terra nera, chemi, che poi diventa, si trasforma, diventa oro filosofale, diventa appunto quella materia, andiamo a trovare quella materia prima degli alchimisti importantissima che era a metà fra il fisico e l'eterico, di cui è costituito il nostro fantoma. Perché appunto è di sostanza morale. Quindi noi stiamo realizzando questa condizione, siamo all'interno di un'operazione alchemica, di un'operazione alchemica cristiana, perché appunto deve nascere il bambino alchemico che sta per nascere, quindi il bambino che porta con sé le forze solari attive attraverso l'unione del re e della regina in noi, cioè dell'aspetto della Iside Sofia, quindi questa unione con e dà vita e del padre, quindi questa condizione meravigliosa di nozze alchemiche altissime che dà vita al figlio rappresentato anche dal leone rosso, dalla pietra filosofale, che rappresenta appunto questo ritorno all'innatalità, questo ritorno quindi alla coscienza straordinaria cosmica che è in noi. E quindi noi siamo in una piena funzione alchemica, con dei passaggi importanti che sono quelli di Giove, ovvero i Kyriotetes, perché è questo che dovremmo dire. Kyriotetes finora non hanno potuto probabilmente esprimere appieno la loro condizione, si sono trovati nella casa collegata alla dimensione di Saturno, loro si trovano ora nel loro domicilio verso la fine dell'anno, quindi la fine di dicembre, e quindi spiriti della saggezza, che è qualcosa di molto importante. Sono collegati alla seconda gerarchia, quindi un passaggio importante. E quindi sicuramente aspettiamoci anche dei risvolti importanti dentro le persone. Probabilmente l'aspetto anche buono di alcune persone si manifesterà pienamente, come si manifesterà anche in alcuni la sete vera di conoscenza, quindi non solo di un qualcosa di astratto. Quindi andiamo verso questa condizione dal punto di vista astrologico e non è una condizione di poco conto. Abbiamo una Venere in anello di sosta nel segno del Capricorno, quindi in qualche modo andrà
Si troveranno Venere, Giove in sestile, Fortuna minor, Venere, Fortuna maior. Quindi abbiamo Venere come arcai, come spirito del tempo che va a collegarsi in sestile a quello che è invece la condizione dei chiriotetes, della saggezza. Quindi è come dire, deve, questo tempo potrà acquisire una maggiore saggezza, che poi la saggezza e la conoscenza, per amare c'è bisogno anche di attraversare l'elemento della saggezza. Infatti possiamo dire che prima, nella condizione della luna, l'uomo ha realizzato, si è realizzata la saggezza, e nella condizione della terra si dovrà realizzare l'amore. Quindi sono strettamente collegate queste due condizioni. Ci sei? Sì, ci sono. Sì. Bene, allora, a questo punto siamo arrivati a oltre 2 ore, però appunto oggi non c'è la trasmissione con Tiziano, quindi siamo andati avanti ancora un po', anche perché avevamo saltato 2 settimane, quindi non siamo stati così tassativi, diciamo, nel chiudere alle 2 ore. Io in chiusura volevo leggere questo messaggio veramente molto bello di un'ascoltatrice che mi è arrivato qualche giorno fa. È molto, molto profondo e anche significativo del percorso che ha fatto e che sta facendo questa persona. Allora, lei si chiama Flora e dice: "Seguo i vostri programmi sulla spiritualità e mi aprono porte che erano socchiuse per poca conoscenza. Ho incontrato l'antroposofia 19 anni fa, quando avevo da poco perso un figlio per un incidente stradale. E con lo studio di Steiner ho trovato quelle risposte che stavano già nel mio cuore. Ho avuto momenti in cui mi sembrava di leggere un libro di fantascienza, ma una parte di me mi diceva che la vita sulla Terra, in questa società, è fantascienza, mentre quello che leggevo era realtà. Le trasmissioni che ascolto su YouTube sono boccate di ossigeno e serenità. Grazie ancora." E poi aggiunge anche: "Nonostante le dure prove, sono anche rimasta vedova 3 mesi fa per la seconda volta, ma sono grata per la forza che sto acquistando e soprattutto felice perché mia figlia studia Steiner insieme a me." E grazie a te, Flora. Io ti ho già ringraziata in privato, ma volevo farlo anche pubblicamente e volevo proprio leggere questo tuo messaggio. È davvero molto bello. Tra l'altro mi ha colpito anche l'affinità dell'esperienza che ha vissuto Flora con quello che hai vissuto tu, Maria Grazia, perché lei dice di aver perso un figlio 19 anni fa ed è quello che è successo anche a te. Tra l'altro nello stesso periodo più o meno, perché adesso sono passati 20 anni, giusto, da quando se n'è andato Nadir. E beh, sono rimasta profondamente colpita da quello che lei ha scritto, e posso dire a Flora, ecco, tu hai vissuto un dolore al vertice, perché è un dolore al vertice, quello della perdita di un figlio, quindi lo può comprendere solo chi l'ha attraversato. Però tuo figlio ti ha portato all'antroposofia, cioè i nostri figli ci seguono dalla dimensione spirituale, e quindi anche questa ispirazione che tu hai avuto nel momento in cui hai letto per la prima volta Steiner, hai detto: la realtà ordinaria non è la realtà, la vera realtà è questa. Ecco, sappi che oggi tu hai un angelo che ti protegge, che è tuo figlio, che si sta giovando anche lui del tuo percorso, perché i tuoi pensieri vivono nei suoi, i suoi pensieri vivono nei tuoi. C'è questo collegamento che mai si perde. Quindi lui ti ispira, è con te, ti dà la forza, tu mandi quello che hai conquistato, che hai elaborato, perché nella notte,
cosa accade? Che tuo figlio si collega a te. E noi siamo per i defunti dei libri viventi. E quindi tutto quello che tu hai elaborato diventa per lui nutrimento e viceversa. Quindi in qualche modo sappi che in tutto questo c'è lui. Che se oggi sei così, lo devi a lui e lui in qualche modo si sta giovando del tuo progresso e quindi questo legame continua oltre la morte. Non esiste la morte. Eh sì, molto bello anche questo che hai detto tu, Maria Grazia, e un grande abbraccio a Flora e anche a sua Allora. figlia che comunque dice Flora che studia l'antroposofia insieme a lei. Quindi c'è anche una continuità e una condivisione in questo senso del percorso spirituale. Allora, io volevo chiudere questa puntata con una canzone di George Harrison, perché qualche giorno fa era l'anniversario della morte di George Harrison, che è avvenuta il 29 novembre del 2001, quindi erano 20 anni. E George Harrison, bene, ho parlato tante volte, lui era il più spirituale dei Beatles, colui che ha portato i Beatles in India, li ha avvicinati a tutti i percorsi che poi lui ha proseguito più di tutti, quindi induismo e tutta la tradizione indiana. Lui era anche un grande seguace di Paramahansa Yogananda, quindi veramente è stata una grande anima che ha messo anche in musica molti concetti spirituali, anche molte realizzazioni, soprattutto più che concetti. E quindi chiudiamo con questa sua canzone che si intitola All Things Must Pass, cioè tutte le cose devono passare. E in questa canzone dice: l'oscurità esiste soltanto di notte, al mattino sarà svanita. La luce del giorno è piacevole quando arriva al momento giusto, ma non potrà essere sempre così grigio. Tutte le cose devono passare, tutto deve finire. E questo si ricollega anche a quello che dicevamo prima sulla situazione attuale, oltre che in generale alla transitorietà di tutte le cose materiali della vita. Bene, allora ci risentiamo martedì prossimo con te, Maria Grazie, Grazia, e un grande abbraccio a tutti. ciao a tutti, ciao.